I ritmi ormai incessanti del torneo di eccellenza propongono un succoso turno infrasettimanale, resosi peraltro indispensabile per consentire il recupero delle gare non disputate per neve lo scorso 16 dicembre. La SPAL, costretta ancora una volta ad emigrare per consentire i lavori di manutenzione al Guido Biondi, torna all'antico e la sfida di vertice col San Nicolò si disputa nell'impianto di Via Rosato. L'avvio spallino sembra buono e dopo appena due minuti Crognale spedisce di poco a lato sull'iniziativa di Cocco dall'out di destra. All'undicesimo Freddi viene graziato da Cicotello che di testa spedisce il pallone ad infrangersi sul palo. Se la SPAL non concretizza, dalle retrovie arrivano segnali preoccupanti. Al 17esimo la barba è provvidenziale per rimediare su Di Nardo. Pochi secondi dopo Di Matteo infila in rete, ma la signorina del rosso, assistente di linea, sbandiera il fuorigioco mandando su tutte le furie l'11 Terramano. Alla mezz'ora Selvatico regala un pallone a Di Matteo che costringe in tuffo l'attento alla barba. La parte conclusiva della prima frazione non darà altro lavoro per il vostro cronista. La ripresa si apre con la nebbia che inizia a scendere minacciosa e con gli ospiti pericolosi con Di Nardo, la cui battuta a rete viene controllata dal solito la barba. La spalla replica con la notte che manda sul fondo da buona posizione. La gara si illumina ad intermittenza e le due formazioni non danno l'impressione di poter affondare il colpo risolutore. Al 24esimo il tiro da fermo di Capitan Beni si rivela troppo centrale per creare patemi al giovane Freddi. Poco prima della mezz'ora i padroni di casa chiedono il penalty dopo un contatto in area che coinvolge Cicotello, ma per il signor Micaroni si può proseguire. Alla mezz'ora Buono riceve il secondo giallo di giornata e il conseguente rosso che lo costringe alla doccia anticipata. Nonostante il gap numerico, la SPAL poco dopo prova l'affondo con la notte che scodella al centro per Crognale, la cui incornata spedisce la sfera a fil di palo. La gara, che sembra avviata sul giusto risultato ad occhiali, rompe l'equilibrio al minuto 41 quando Stefano Esposito, secondo l'arbitro, commette fallo su Di Nardo e di conseguenza arriva il tiro dagli 11 metri che Capelli sfrutta al meglio portando in vantaggio i suoi. La spalla subito dopo una ghiottissima occasione, ma Freddi guadagna il 7 in pagella sulle conclusioni di Lanotte e Cicotello. In chiusura c'è un episodio dubbio su Cicotello e il triplice fischio del direttore di gara che condanna la spalla al primo KO interno stagionale. Mister Calabrese, tre punti inaspettati se vogliamo, visto che la gara sembrava avviata su un risultato di parità forse più che giusto. No, vabbè, alla fine se fosse arrivato il pareggio sicuramente era un risultato giusto, ma la vittoria sicuramente non dico di non averla meritata, e nel calcio si sa che molte volte sono gli episodi che decidono le partite. Molte altre volte ci è andata male, oggi ci è andata bene, ma tutto sommato insomma non dico sicuramente di aver rubato la partita, anzi secondo me se si doveva vincere, quella squadra doveva vincere, sicuramente la nostra poteva sicuramente riportare il risultato pieno. Adesso c'è subito un altro turno di campionato, il torneo d'eccellenza senza soste, le vostre ambizioni? Le nostre ambizioni rimangono quelle dell'inizio campionato, noi dobbiamo fare il più possibile, il meglio possibile dovunque, poi molte volte...